È stato un fine settimana all'ultima mossa per gli appassionati degli scacchi a Barcellona Pozzo di Gotto, che ha ospitato il secondo torneo weekend Barcellona Seme d'Arancia, organizzato dalla locale società Barcellona Scacchi. Presidente, sicuramente un grande successo qui a Barcellona. Eh sì, è una bella esperienza perché sono tornati gli scacchi dopo 29 anni. Quindi io ricordo quando avevo 14 anni che insomma c'erano questi tornei con grandi maestri, maestri internazionali che venivano ad alloggiare qui e era bellissimo. La kermesse ha registrato quasi un record di partecipanti in Sicilia, ben 58, con una buona partecipazione dei giovani che si sono sfidati sulle 64 caselle della scacchiera. Poi abbiamo visto tantissimi giovani. Sì, tanti giovani ragazzi che si sono cimentati e anche più grandi del circolo nostro, che con tanta voglia di provare a giocare a scacchi si sono avvicinati. Era questo l'obiettivo, far avvicinare nuove leve, nuovi giovani, anche persone più mature, più grandi, e farle appassionare al gioco degli scacchi, che tutt'oggi non ha limiti di età. È un gioco sicuramente interessante che aiuta a fare cosa? Aiuta a riflettere, a valutare con calma le insomma, analisi, e quindi aiuta a migliorare la capacità cognitiva e a mantenersi svegli fino a tarda età. Il filippino Virgil Huelban è stato il vincitore davanti a Gaetano Milone di Barcellona Pozzo di Gotto e Federico Giammona di Palermo, prima tra le donne Chiara Cambria, mentre tra gli over 50 ottima affermazione il filippese Lorenzo Salvia. Un grazie al comune nella concessione dei locali, insomma tutti i miei collaboratori che hanno veramente dato il massimo per far sì che questa manifestazione riuscisse al meglio.